Buongiorno. Continuiamo allora il nostro discorso. Dove siamo arrivati? Beh, finalmente siamo arrivati a un punto in cui il dibattito tra diverse scuole economiche è piuttosto interessante. Abbiamo visto che terreno di scontro tra la tradizione teorica che più si riferisce a Keynes e la tradizione invece teorica che inizia a divenire sempre più presente nel dibattito nel corso degli anni 60, cioè quella che fa capo in particolar modo alla scuola di Chicago e ai contributi di Milton Friedman. È rappresentato innanzitutto dal modello ISLM, che poi evolve, viene generalizzato considerando non più i prezzi come fissi, ma i prezzi come variabili, un modello ADAS, e che le questioni riguardano diverse modalità di descrizione dei cosiddetti meccanismi di aggiustamento verso l'equilibrio che si possono avere sia in uno spazio ISLM che in uno spazio SAD, sia rilevanza o meno delle politiche fiscali espansive e delle politiche monetarie espansive. Queste misure possono avere effetti diversi a seconda della pendenza della curva IS e della curva LM, in particolar modo, oppure della curva S e della curva D. In generale, si arriva a un punto di accordo, all'interno del dibattito tra queste due scuole di pensiero, nel corso degli anni 60 si giunge all'idea che le politiche fiscali espansive potrebbero sì avere effetti positivi in termini di sostegno al reddito, di sostegno al prodotto interno lordo dell'economia, ma solo nel breve periodo. Nel lungo periodo ci si troverebbe invece a avere effetti solamente in termini di pressioni inflazionistiche o comunque di rialzi dei tassi di interesse che genererebbero uno spiazzamento degli investimenti privati. In questo discorso emerge anche la possibilità di confrontare le due principali tesi, cioè quella di inefficacia della politica fiscale e di inefficacia della politica monetaria, contraddistinguono la prima, gli approcci anti-keynesiani, l'inefficacia delle politiche fiscali, la seconda, gli approcci invece keynesiani, distinguendo anche tra breve e lungo periodo, ricorrendo a dei modelli empirici. E l'esercitazione che abbiamo svolto la seconda volta, la scorsa volta, nella scorsa lezione, ci è servita proprio a verificare come anche il terreno empirico è un terreno di scontro, perché anche limitatamente a un metodo di stima molto semplice, che è il modello di regressione tradizionale, quello definito LS, dei minimi quadrati, è possibile pervenire a risultati diversi a seconda che le variabili siano trasformate alle differenze prime oppure che sulle differenze prime si facciano ulteriori trasformazioni logaritmiche oppure che le variabili siano trasformate semplicemente in termini logaritmici. Cambiano sia i valori dei coefficienti stimati, in cui comunque, ricordo, abbiamo sempre ottenuto valori maggiori dei coefficienti che si riferiscono al moltiplicatore della politica fiscale. Cambia la distribuzione
della significatività dei valori nel tempo quando stimiamo dei modelli in cui inseriamo dei ritardi e possono cambiare anche i risultati del modello empirico a seconda che introduciamo nel modello per misurare l'offerta di moneta l'aggregato M1 oppure l'aggregato M2 oppure l'aggregato M3. Noi ci siamo limitati a confrontare nel caso degli Stati Uniti l'aggregato M1 e l'aggregato M3 nell'ultima versione che abbiamo sottoposto a stima, che era quella lì del logaritmo delle differenze prime delle variabili sottoposte a stima. Nella lezione di oggi vedremo innanzitutto in che modo la scuola monetarista porta un ulteriore elemento di criticità agli schemi keynesiani, introducendo nei modelli una formalizzazione delle aspettative. Keynes aveva avuto il grande merito di introdurre le variabili psicologiche all'interno del suo ragionamento, un ragionamento che però viene sviluppato con il linguaggio ordinario per lo più. L'idea di Keynes è che il linguaggio ordinario fosse più potente del linguaggio matematico. E attenzione, Keynes non era uno studioso che non conosceva la matematica, e in particolar modo conosceva bene la statistica teorica, tant'è che quella che oggi si chiamerebbe tesi di dottorato, e che allora era semplicemente, diciamo, una relazione da consegnare per poter avere l'abilitazione all'insegnamento nei collegi di Cambridge, era stata affrontata da Keynes, gli aveva richiesto tanti anni di lavoro perché la prima discussione di questo lavoro venne respinta dalla commissione che lo esaminava e venne poi pubblicata nel 1921 con il titolo Treatise on Probability. E il Treatise on Probability dimostra la grande conoscenza che Keynes aveva della statistica ed inoltre dimostra che Keynes distingueva tra probabilità riconducibili al calcolo probabilistico e invece probabilità non numeriche, cioè quelle modalità di pensiero logico che pure esistono nella mente umana, ma che non sono riconducibili al calcolo probabilistico, ma vengono applicate e hanno anche loro delle proprietà. Lo sviluppo di questa idea fa sì che si vada in una direzione che poi la stessa statistica ha intrapreso, che è l'analisi delle probabilità soggettive e la relazione che c'è fra probabilità soggettive e, diciamo, regole oggettive di probabilità. Anche se fondamentalmente Keynes ha una teoria logica della probabilità che si distingue da quella che è l'attuale studio della probabilità in termini soggettivi, è possibile comunque costruire quantomeno un parallelismo tra gli studi di Keynes e gli studi dei cosiddetti statistici bayesiani, che si concentrano sul modo in cui la distribuzione iniziale della probabilità che ha nella testa il soggetto impatti sulla distribuzione della probabilità ex post, cioè di quella distribuzione della probabilità che possiamo solamente calcolare dopo aver avuto esperienza di un evento. Questo approccio teorico va sotto il nome di statistica bayesiana e uno dei massimi studiosi di questo approccio teorico è un italiano che si chiamava Bruno De Finetti e che ha anche scritto dei saggi in cui considera il lavoro di John Maynard Keynes, lavoro che tra l'altro era stato apprezzato da uno dei massimi filosofi del Novecento che conosceva Keynes, più anziano di Keynes, e che si chiama Bertrand Russell. Il riferimento al Treatise on Probability di Keynes c'è anche nel capitolo 12 della General Theory, legato all'analisi delle aspettative di lungo periodo e
riferite al comportamento degli operatori finanziari. Tutto ciò per dirvi che era possibile far evolvere l'analisi delle aspettative all'interno della teoria economica seguendo alcune indicazioni presenti in Keynes, cosa che non venne fatta. Ebbe invece molto successo un approccio diverso, l'approccio delle aspettative adattive, cioè una formalizzazione delle aspettative che le riconduce al calcolo delle probabilità e che viene proposta dagli allievi di Friedman, da Friedman stesso, e che viene poi fatta propria dagli stessi economisti keynesiani, che in qualche modo vanno così ad indebolire ulteriormente la posizione invece fedele in qualche modo alla scuola di Cambridge, cioè all'approccio originario di Keynes, quello che in una delle scorse lezioni vi ho detto che viene definito correntemente approccio post-keynesiano, per distinguerlo dall'approccio neo-keynesiano, che invece si riferisce ai contributi che emergono nella sintesi neoclassica, cioè in quell'ambito di confronto che accetta tante ipotesi anche proposte dagli studiosi anti-keynesiani che si riferiscono alla scuola di Chicago e ai contributi di Milton Friedman. Pertanto cominciamo la nostra lezione illustrando in cosa consiste la teoria delle aspettative adattive. Vedremo poi che cosa accade in un contesto a DAS introducendo le aspettative adattive, e dopodiché cercheremo di fare delle considerazioni più precise che fanno tesoro però dell'esercitazione che abbiamo svolto nella lezione in cui abbiamo utilizzato Gretel per stimare il moltiplicatore della politica fiscale e il moltiplicatore della politica monetaria. Benissimo. Allora, vediamo un pochino se riesco a mostrarvi il tutto in modo che riusciamo a vedere completamente le slide. Sembra. Ah, ecco, forse qui, eh. Oh, ecco qua. Allora, esaminiamo quindi il meccanismo di formazione delle aspettative ipotizzato dai monetaristi. Il contributo principale che prendiamo in considerazione è quello di Friedman e dei suoi allievi, pubblicato nel 1956. L'articolo appare se non vado errato, sul Journal of Political Economy, ed è scritto, oltre che da Milton Friedman, da Kagan e da Nerlov. Il contributo forse il contributo di Kagan e Nerlov è precedente rispetto all'uso che poi ne fa Friedman, ed è del 1956, mentre Friedman probabilmente inizia a utilizzare questo contributo solamente a partire dagli anni 60. Quello di Kagan e di Nerlov è invece un contributo
che è intitolato The Monetary Dynamics of Hyperinflation. Ma veniamo un po' alla formalizzazione. Beh, come vedete, ci troviamo di fronte a una equazione che riporta nel primo membro la differenza fra i prezzi attesi nel periodo T e i prezzi attesi nel periodo T-1. E nel secondo membro ci dice che questa differenza è pari a un coefficiente alfa che moltiplica la differenza fra i prezzi effettivi misurati nel periodo T-1 e i prezzi attesi del periodo T-1. Quindi il significato di questa formula è che i prezzi attesi nel periodo precedente vengono aggiustati nel periodo corrente per un ammontare pari ad una frazione uguale a alfa dell'errore commesso nel periodo precedente, errore che è pari alla differenza fra prezzi effettivi e prezzi attesi. Quindi il parametro alfa, che è positivo e minore dell'unità, rappresenta in qualche modo la memoria degli agenti in un procedimento di apprendimento degli errori. Ci possono essere poi dei casi particolari che vale la pena considerare. E che sono le aspettative estrapolative, le quali sono ottenute da una relazione simile ma più semplice, nel senso che abbiamo la differenza tra prezzi attesi nel periodo T e prezzi effettivi del periodo T-1 è pari a un coefficiente sempre alfa della differenza fra i prezzi effettivi del periodo T-1 e dei prezzi effettivi del periodo T-2. Ma il concetto è sempre lo stesso, c'è un processo di apprendimento tale per cui l'errore che commetto oggi nel formulare le aspettative di una qualsiasi grandezza, abbiamo utilizzato qui per comodità i prezzi perché il contributo di Kagan del 56 che ho citato prima riguardava quello, dipende sostanzialmente dal fatto che io precedentemente, nel periodo precedente, ho già espresso una aspettativa che poi ho potuto correggere perché mi sono reso conto dell'eventuale errore che ho commesso perché esisteva una differenza tra il prezzo effettivo del periodo precedente e l'aspettativa che nel periodo ancora precedente io avevo espresso sul prezzo del periodo T-1. Quindi faccio tesoro dell'errore che ho commesso una volta che nel periodo T-1 mi sono reso conto di quello che era il vero valore della grandezza su cui avevo espresso la mia ipotesi in termini di valore. Un ulteriore sotto insieme di aspettative che corrispondono comunque alla stessa formulazione, sono le aspettative statiche che si ottengono dall'equazione generale, quella che abbiamo letto prima e che qui abbiamo ripreso ricavando i prezzi attesi al periodo T come somma tra i prezzi attesi al periodo T-1 e il coefficiente che abbiamo detto rappresentare il processo di apprendimento degli errori moltiplicato per la differenza tra PT-1 e i prezzi attesi nel periodo T-1 e ponendo alfa uguale a 1. Se noi poniamo alfa uguale a 1, quello che otteniamo sono delle aspettative statiche, cioè le aspettative che fissiamo nel periodo T sono uguali al valore effettivo della grandezza su cui esprimiamo le nostre aspettative del periodo precedente. A questo punto è possibile introdurre la distinzione fra equilibri macroeconomici di breve periodo ed equilibri macroeconomici di lungo periodo
a partire proprio dal concetto di aspettativa. Si può affermare che vi è equilibrio di breve periodo allorché i mercati sono in equilibrio, ma le aspettative degli individui non sono realizzate. Solo quando il processo di aggiustamento delle aspettative degli agenti si compie, è possibile riferirsi a un equilibrio di lungo periodo. Quindi la distinzione fra breve e lungo periodo, introducendo le aspettative nel sistema, può essere espressa in questa modalità. Voi siete stati abituati nel corso di microeconomia a distinguere il breve e il lungo periodo, facendo tesoro di un insegnamento che già è presente nel manuale I principi di economia politica del maestro, di uno dei maestri di Keynes, che era Alfred Marshall, il manuale del 1848. In questo manuale quello che Marshall sottolineava è che la differenza tra breve e lungo periodo è data dal fatto che le scelte degli imprenditori circa la quantità di fattori produttivi che possono impiegare può variare. Quindi in termini, diciamo, di scelte di impresa, in termini di situazione di mercato, la stessa dinamica può essere espressa considerando il numero delle imprese presenti sul mercato. Solamente nel lungo periodo il mercato verrebbe ad accogliere tutte le imprese che possono distribuirsi la produzione, quindi in qualche modo la concorrenza perfetta si realizzerebbe solamente nel lungo periodo. Ora, invece, la questione viene ridefinita in termini di aspettative. Quindi, possiamo a questo punto definire la curva di offerta aggregata a S come una funzione dei salari. Abbiamo visto già nella scorsa lezione che vi è un legame tra la curva di offerta aggregata e l'analisi del mercato del lavoro, in cui si distingueva una prima parte della curva di offerta aggregata che è crescente, che poi diviene invece verticale e che dipende dall'equazione dei salari. Qui però nell'equazione dei salari andiamo ad introdurre la variabile dei prezzi attesi, quindi le aspettative. La curva di offerta di breve periodo dipende da date aspettative di prezzo e la curva subisce trasposizioni quando mutano le aspettative di prezzo, per esempio alla scadenza degli accordi di contratto di lavoro. Quando i prezzi effettivi divergono da quelli attesi, si possono manifestare effetti reali, per esempio i salari reali effettivi si riducono a seguito di un'espansione della domanda, ma i lavoratori non si accorgono di questo aumento dei prezzi, cioè sono soggetti a una forma di illusione monetaria. Ma nel lungo periodo le aspettative dei lavoratori vengono a quel punto corrette e il sistema torna sulla curva di offerta di lungo periodo. Quando i prezzi attesi sono costruiti su aspettative adattive, si guarda al livello dei prezzi del periodo precedente. Se i prezzi però del periodo precedente sono inferiori ai prezzi non osservati ancora nel periodo presente, i lavoratori si comportano come se a seguito di un'espansione della domanda che far crescere la produzione, il loro potere d'acquisto sia effettivamente salito, perché vedono solamente l'incremento dei salari nominali successivi all'incremento della domanda ad offerta data. Non si accorgono che però questo sta spingendo in alto tutti i livelli dei prezzi. Quando se ne accorgono, ci troviamo in una situazione di realizzazione delle aspettative e quindi il sistema non è più caratterizzato da effetti espansivi e si torna su una curva di offerta aggregata di lungo periodo. Ecco, questo è il grafico in un contesto SAD. Vedete le curve che abbiamo tratteggiato
con il colore dorato sono le curve di domanda, ci si trova in una situazione Y in cui il livello del reddito è Y0, si ha una politica fiscale espansiva che spinge in avanti la domanda aggregata, persino la può portare ad un livello che superi il livello di piena occupazione YN nel breve periodo, perché una politica fiscale espansiva può spingere il sistema oltre il livello di piena occupazione, ma questo reddito è in qualche modo è sorretto da un incremento della domanda di consumi, sorretto dall'illusione monetaria a cui sono soggetti i lavoratori che pensano di avere un maggiore potere d'acquisto perché non si accorgono che il livello dei prezzi è a questo livello, ma fissano i loro prezzi in base all'esperienza passata, quindi in base a quello che era il livello dei prezzi prima dell'ultimo, diciamo, incremento della domanda, quindi questo, quello che corrisponde al livello Y1. A un certo punto devono fare i conti col fatto che quei consumi fanno in qualche modo, avvengono in un contesto in cui i prezzi stanno aumentando. E quindi quando si rendono conto di questo, il sistema non può che riportarsi sulla curva di offerta aggregata di lungo periodo. Vedete? La curva di offerta quindi ha questa forma spezzata. Questo pezzo in qualche modo attiene, può tenere, può esserci, ma può attenere, ma attiene al breve periodo, in una situazione in cui l'illusione monetaria si concretizza in un incremento dei consumi che però nel lungo periodo sono insostenibili, e a questo punto il nuovo punto di equilibrio nel lungo periodo è un punto di equilibrio in cui il livello del reddito di pieno impiego è raggiunto, ma in una situazione in cui il livello dei prezzi è cresciuto. Nel breve periodo una politica fiscale può espansiva può anche spingere il sistema attraverso incrementi della funzione di domanda aggregata oltre il reddito di piena occupazione, ma nel lungo periodo le aspettative che si realizzano vengono corrette e il sistema quindi è semplicemente caratterizzato da un raggiungimento dell'equilibrio di piena occupazione che non può essere spostato e in cui si realizzano delle aspettative di prezzo che corrispondono ad una crescita dell'inflazione. In altri termini, l'approccio monetarista che fa capo alle aspettative adattive non riconosce la possibilità che incrementi della domanda aggregata possano incentivare l'offerta presente nel sistema a un cambiamento strutturale. Cioè il fatto di avere un incremento della domanda non può spingere il sistema verso un nuovo equilibrio di piena occupazione. Nella realtà sarebbe interessante considerare anche dal punto di vista econometrico la presenza di effetti della domanda aggregata nel cambiamento di quello che è il livello dell'equilibrio di piena occupazione. Visto che una delle componenti della domanda sono gli investimenti, e visto che attraverso i beni di investimento, si può trasformare la produzione, e visto che gli investimenti non sono investimenti che necessariamente non presuppongono evoluzione tecnologica, allora si può pensare che un incremento della domanda favorisca
l'emergere di nuovi bisogni, spingendo l'offerta a offrire nuovi beni tecnologicamente più evoluti e che questo si traduca in una variazione di quello che è il livello del reddito di piena occupazione e un cambiamento anche del concetto di piena occupazione stessa. Questo, diciamo, è l'elemento che non viene preso in considerazione dagli economisti monetaristi e che alcuni degli allievi di Keynes prendono invece in considerazione, gli allievi di Keynes, soprattutto della scuola di Cambridge, prendono in considerazione e che va sotto il nome di dinamica economica strutturale. La domanda effettiva, è per questo che il concetto di domanda effettiva si differenzia dal concetto di domanda aggregata, che tende ad appiattirsi in una situazione in cui non sono presenti degli effetti di feedback sull'offerta. Il concetto di domanda effettiva tende a porre l'attenzione su un cambiamento di lungo periodo che può anche essere un cambiamento in termini qualitativi, di composizione dei beni e quindi anche di cambiamento di quelli che sono i coefficienti tecnici di produzione, cioè la combinazione fra i fattori produttivi che tende a cambiare. Uno dei massimi studiosi della scuola di Cambridge che ha dato dei contributi importanti in questa direzione è un economista nato in provincia di Bergamo, a Zanica, che è quindi un economista italiano, ma che ha conseguito il suo dottorato di ricerca su questi temi a Cambridge, dove ha avuto dei rapporti molto diretti con gli allievi di Keynes. Keynes era già morto, in particolar modo con John Robinson e con un altro economista italiano che non era un allievo di Keynes, ma che era estremamente stimato da Keynes, che è Piero Sraffa, l'autore di Produzione di merci a mezzo di merci, un libricino che mise molto in crisi la teoria neoclassica perché serbava un attacco al concetto di capitale e al concetto di funzione di produzione neoclassica, su cui non ci possiamo intrattenere in questo corso e che avete però incontrato nelle lezioni del professor Bellofiore del corso di storia del pensiero economico. Ma la cosa interessante è che sotto, diciamo, la guida di Sraffa e di Joan Robinson, Luigi Lodovico Pasinetti ha poi sviluppato un modello di dinamica economica strutturale che si fonda su queste idee e che in una delle prossime lezioni in parte vi mostrerò. Un altro economista italiano che si specializzò a Cambridge, da poco scomparso, e che ha dato un importante contributo anche all'idea di cambiamento di struttura, in qualche modo trainato dalla dinamica della domanda e dall'evoluzione dei beni che rispondono ai bisogni che passano nel tempo, cambiano la loro composizione nel tempo, quindi la coppia beni primari, beni secondari nel tempo tende a cambiare, i beni che un tempo erano secondari divengono primari, ma questo genera quindi anche un cambiamento in termini di struttura dell'economia che si ripercuote sul concetto di livello di reddito di piena occupazione, è Paolo Leon. Anche di lui avremo modo di parlare in una delle prossime lezioni, in cui entrerò nel merito proprio del concetto di domanda effettiva e degli effetti di feedback che può avere sull'offerta e delle conseguenze che questo può avere in termini di evoluzione del livello di reddito di piena occupazione, in termini proprio di composizione del prodotto interno lordo che corrisponde a questo reddito. Nello schema però di Friedman tutto questo non c'è, vi è invece un attacco ben costruito alla impossibilità di avere effetti di espansione della politica fiscale che possano perdurare nel lungo periodo. Quindi in qualche modo, se il sistema è già a livello di reddito di pieno impiego, qualsiasi incremento della domanda effettiva
non è spiegabile se non in termini di illusione monetaria o, se preferite, di aspettative scorrette sul livello dei prezzi che vengono ad essere fissati dagli operatori economici. E tutto questo nel lungo periodo in cosa si traduce? In un rapido riassorbimento del livello di reddito superiore a quello di pieno impiego, quindi non si traduce in un incremento del numero degli occupati, e in realtà crea solamente spinte inflattive nel sistema. Ora, tutto questo che abbiamo raccontato possiamo sintetizzarlo in questa tabellina. Quando si ragiona in uno schema ASAD, la curva di offerta può essere orizzontale, inclinata positivamente o verticale. Oppure può essere data da una combinazione tra l'approccio keynesiano che riconosce l'inclinazione positiva e quello invece monetarista che la vuole verticale, utilizzando un modellino come quello di Modigliani che abbiamo visto la scorsa volta. La curva di offerta orizzontale caratterizza i modelli post-keynesiani. I modelli keynesiani a prezzi fissi vengono definiti, non è proprio così, diciamo che i modelli post-keynesiani giustificano una curva di offerta piatta anche in una situazione in cui si possono avere delle variazioni in termini quantomeno di prezzi relativi, ma il vostro libro di testo si riferisce soprattutto ai modelli keynesiani a prezzi fissi che vengono sviluppati negli Stati Uniti dagli economisti della sintesi neoclassica. Il livello del reddito è determinato dal lato della domanda e le politiche di stabilizzazione sono efficaci. In un caso in cui abbiamo invece l'offerta di inclinata positivamente, ci troviamo di fronte ai modelli di breve periodo, cioè a quel terreno comune tra gli studi keynesiani e gli studi monetaristi che riconoscono il ruolo delle aspettative adattive. Il livello del reddito in questo caso è determinato dal livello della domanda e dal livello dell'offerta. Nel primo caso in qualche modo si torna invece a ragionare, quando parliamo di curva di offerta orizzontale, in un contesto di modello reddito spesa. Qui invece abbiamo una situazione di modelli di breve periodo e gli effetti reali, cioè in termini di cambiamento del reddito, esistono, ma sono solo temporanei, proprio per il ruolo che hanno le aspettative adattive e in particolar modo l'effetto di illusione monetaria che può colpire i percettori di salari. Una curva di offerte verticale nel lungo periodo, ed è questa è la descrizione che corrisponde ai modelli classici, diciamo il modello di equilibrio economico generale classico, che può essere appiattito sulla rappresentazione ADS con una curva di offerta aggregata verticale, e i modelli monetaristi di medio e di lungo periodo. Questo comporta che il reddito sia determinato solamente dal lato dell'offerta e sia fermo al suo livello naturale, e che le politiche di stabilizzazione siano inefficaci e abbiano solamente nel lungo periodo, scusatemi, effetti in termini di spinte inflazionistiche. Passiamo a questo punto a considerare il terreno di confronto fra questi approcci teorici nel contesto empirico. Okay. Circa le divergenti risultanze delle analisi empiriche, il dibattito fra monetaristi e keynesiani riprese impulso da un lavoro econometrico di economisti americani, Anderson e Jordan, pubblicato nel 1968 e pubblicato sulla Federal Reserve Bank of St. Louis Review, con il titolo Monetary and Fiscal Actions, a Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization. Anderson e Jordan presentano
un modello che va sotto il nome di modello di St. Louis, però perché è elaborato dal gruppo degli econometrici della Federal Reserve Bank di St. Louis. La principale peculiarità econometrica di questo modello è quello di aver stimato direttamente una forma ridotta del tipo variazioni del reddito come variabile dipendente, spiegabili attraverso variazione della spesa pubblica e variazione dell'offerta di moneta. È molto simile al modellino, anzi è di fatto il modellino che abbiamo, uno dei modellini che abbiamo ripreso nella nostra esercitazione della scorsa lezione. I risultati della stima econometrica della relazione sopra descritta furono che i valori del coefficiente alfa, quello che in qualche modo va a stimare il moltiplicatore della politica fiscale, erano significativamente maggiori di zero nell'impatto iniziale della spesa pubblica e per i primissimi valori ritardati, ma tendevano a declinare nel corso del tempo sino ad annullarsi, ossia per grandezze ritardate di alcuni periodi della variabile spesa pubblica, G, che comunque diveniva trascurabile già dopo un anno. Al contrario, i valori del parametro beta, quello che stabilisce il moltiplicatore della politica monetaria, permanevano significativamente diversi da zero nel corso del tempo, anche per grandezze ritardate di parecchi periodi della variabile M. Tenete in considerazione che la banca dati che utilizzavano arrivava agli anni 60. Questo risultato poteva essere considerato, secondo i monetaristi, un segno della maggiore efficacia della politica monetaria rispetto a quella fiscale. In ogni caso, la politica monetaria poteva dirsi caratterizzata dalla maggiore intensità, rapidità e prevedibilità degli effetti. Ci fu una risposta keynesiana a questo modello, e che in qualche modo spezzava una lancia a favore della teoria monetarista. E la risposta keynesiana fu innanzitutto quello di criticare le procedure di stima econometrica utilizzate dal modello di St. Louis, che era basato su una forma ridotta, e di contrapporre altre analisi econometriche che invece erano basate su modelli strutturali completi, cioè con tutte quante le equazioni che caratterizzano il ragionamento teorico e che fornivano risultati diversi. Per esempio, nel modello MIT, cioè del Massachusetts Institute of Technology, con la collaborazione della sede centrale della Federal Reserve, relativo sempre all'economia statunitense, la politica monetaria agiva più lentamente di quella fiscale. Nei modelli econometrici degli anni 60 tendeva a comparire il lato dell'offerta, sebbene la specificazione delle funzioni di comportamento della domanda restava essenziale. Il lato dell'offerta era in genere rappresentato da due equazioni fondamentali, la cui interazione era spesso indagata per analizzare la spirale salari-prezzi. Si trattava di un'equazione dei salari e di un'equazione dei prezzi che metteva insieme i prezzi di tipo markup sui salari con un margine variabile in funzione del ciclo economico. Quindi si tratta sostanzialmente dell'equazione vista nel modello di Modigliani, con l'aggiunta di una variabile che tende a considerare però gli effetti del ciclo economico. I modelli keynesiani e monetaristi differivano tra di loro non solo per le difforme relazioni funzionali ipotizzate, ma anche per altre specificazioni adottate, per esempio sul numero ottimale dei ritardi. In aggiunta alla struttura dei ritardi temporali imposta alle variabili esogene, i problemi di specificazione dei modelli
concernevano la forma analitica della relazione econometrica utilizzata. Noi abbiamo visto nella nostra esercitazione una relazione lineare, però è possibile anche stabilire tra le variabili, prodotto interno lordo, spesa pubblica e moneta, attraverso altri metodi di stima, delle relazioni non lineari. In più ci sono differenze che si ottengono in termini di livelli in forma logaritmica, questo l'abbiamo visto, inserendo o non inserendo trend temporali. Inoltre le difformità dei modelli che venivano stimati per cercare di tirare l'acqua ora dal lato keynesiano, ora dal lato monetarista, sta nel tipo di modello econometrico utilizzato e il ricorso a specifici correlati empirici. Si pensi ai numerosi modi di definire gli aggregati monetari che abbiamo visto anche nel corso della nostra esercitazione, oppure alle variabili proxy, che sono variabili per cui è più facile rintracciare dati quantitativi che sono utilizzate al posto di altri variabili che sono però migliori dal punto di vista del modello teorico, ma su cui non abbiamo dati. La scelta di una proxy o di un'altra proxy può generare diversità. Al di là di questi problemi, un confronto dei risultati di indagini empiriche diverse deve tener conto non solo della differente costruzione teorica sottostante, ma anche di diversità temporali, ad esempio in relazione alle condizioni iniziali del sistema, la considerazione o meno del ciclo economico, e deve considerare anche il fatto delle influenze che possono avere diversi regimi istituzionali o diversi meccanismi di trasmissione riferiti a paesi diversi. In questo caso noi abbiamo lavorato solamente su un unico paese, ma non è detto che gli stessi risultati si ottengono con banche dati di un altro paese o comunque con lo stesso paese, stimando periodi storici diversi. Queste situazioni, che anche dal punto di vista istituzionale possono essere raccolte attraverso variabili dummy, che vediamo qui espresse anche nelle altre slide. Qui fra l'altro, rispetto alla questione delle variabili proxy, cioè di quelle variabili per cui è facile rintracciare i dati che vengono utilizzati al posto di altre variabili, volevo fare questo esempio. Una delle variabili difficili da considerare è la domanda di credito. Voi l'offerta di credito, cioè quanto credito le banche danno, la conoscete, è statisticamente raccolta, ma la domanda di credito comprende il credito che viene concesso più il credito che non viene concesso. Allora, o voi attraverso degli istituti specifici come Confindustria, le associazioni di categoria, fate delle indagini specifiche con delle interviste che però costano molto, oppure si deve utilizzare una proxy. Per esempio, in un lavoro che ho supervisionato, una tesi di laurea specialistica, abbiamo utilizzato l'offerta di credito ritardata aggiustata per il ciclo economico, perché in qualche modo abbiamo giustificato l'idea che la domanda di credito che si ha a distanza tra un periodo ed un altro considererà il credito concesso nel periodo prima, e quindi che viene catturato dall'offerta di credito che abbiamo, però questa cosa qui varierà, sarà maggiore o minore a seconda del ciclo economico. Friedman e i monetaristi si distinguono dai keynesiani, quindi anche rispetto agli studi condotti sugli effetti delle politiche economiche dal punto di vista econometrico.
In particolar modo, questi modelli si differenziano soprattutto a partire dagli anni 70 per la modalità di incorporazione delle aspettative. Consideriamo aspettative adattive, sì, ma le consideriamo come con quanti ritardi. E sono di tipo statico, di tipo estrapolativo, quanto pesano i vari valori nel tempo. È abbastanza sensato considerare che il loro peso deve essere distribuito in modo tale che quelli presenti sono quelli più presi in considerazione. Ma su questo, comunque ci può essere un dibattito. Tutto questo fa sì che la classificazione degli effetti di breve e di lungo periodo nella analisi diventa centrale e si appoggia sempre di più sulle analisi empiriche. Per Friedman e i monetaristi, l'esistenza dei ritardi negli effetti delle politiche economiche, congiuntamente alla incapacità previsiva del policy maker, è un motivo per attaccare le politiche di stabilizzazione. Perché tutta la storia teorica di Friedman, a partire dal primo lavoro di storia economica con Anna Schwarz, di critica delle misure prese dalla Federal Reserve in occasione della crisi del 1929, si fonda sull'idea che il policy maker, quando interviene, interviene tardi. E interviene male. Quindi, seppure fosse stato in grado di intervenire prima, governando il ciclo economico bene, il fatto che teoricamente questo sia possibile, ma empiricamente non avviene, determina che l'intervento del policy maker disturba i meccanismi di riequilibrio automatico che caratterizzerebbero un'economia di mercato. Questo grande lavoro di Friedman sulla storia monetaria degli Stati Uniti in realtà è stato sottoposto a una feroce critica sia sul lato teorico che sul lato empirico da Nicholas Cantor, uno degli economisti che arrivò a Cambridge dopo la morte di Keynes, ma che diede un grosso contributo alla scuola di Cambridge. E è stato anche ripreso più recentemente da Paul Krugman, che in occasione della morte di Milton Friedman nel 2006, Friedman è morto, ha scritto su una rivista a grande diffusione in New York, se non vado errato, un necrologio al vetriolo in cui ha fatto presente tanti aspetti dei lavori empirici di Friedman che sono criticabili alla luce di un uso più attento dei dati e che ha fatto arrabbiare molto Anna Schwarz, una delle prime allieve di Friedman, con cui Friedman aveva scritto quell'imponente lavoro di storia monetaria in cui criticava gli interventi della Federal Reserve. Quindi una politica economica ideata come anticiclica, secondo questo approccio teorico, a causa della presenza dei ritardi può risultare prociclica e fare disastri. Questo è l'approccio l'approccio teorico ed empirico di Friedman si sostanzia poi in questa conclusione. L'idea è comunque estremamente interessante. Friedman individua tre categorie di possibili ritardi. Allora, il primo è l'intervallo intercorrente fra la variazione di una variabile economica rilevante, in genere un obiettivo finale della politica economica, ed il suo riconoscimento da parte dell'autorità di politica economica. Questo ritardo si chiama ritardo di percezione e dipende dalla ritardata pubblicazione degli indicatori economici e dal processo di elaborazione statistica ed analisi dei dati quantitativi. Poi vi è l'intervallo che intercorre fra il riconoscimento della situazione da parte del policy maker e l'adozione dei rilevanti strumenti di politica economica. È noto come ritardo di decisione e di intervento.
dipende dal processo decisionale più o meno complesso, coinvolgendo decisioni di tipo amministrativo, legislativo, consultazioni delle parti sociali, delle autorità, di altri paesi, degli organismi sovranazionali, nonché dalle procedure burocratiche amministrative sottostanti all'attuazione dei provvedimenti. Pensate alla natura degli interventi che in questi giorni, a seguito della crisi da coronavirus, sono al centro dei decreti d'urgenza emanati dal nostro governo. Si tratta di misure che già si è detto che non sono definitive e che comunque sia sono avvenute in un contesto in cui i segnali che sono stati trasmessi nel corso degli ultimi due mesi sono stati talvolta anche, come dire, contrastanti, sia da parte delle stesse autorità politiche, sia considerando diversi segnali che arrivavano dal governo centrale e dai presidenti delle regioni. Tutto questo rappresenta quindi si sostanzia in qualche modo in un problema informativo che a questo livello d'analisi semplicemente chiamiamo ritardo di decisione o di intervento. Infine vi è un altro intervallo, l'intervallo intercorrente fra l'attuazione del provvedimento di politica economica e l'iniziale manifestazione dei suoi effetti sulle variabili obiettivi, e questo si chiama ritardo esterno nella politica economica. Questi ritardi possono essere distribuiti nel tempo, considerando il tempo, a partire da quattro momenti. Il momento in cui vi è lo shock che colpisce il sistema, il momento in cui vi è un primo riconoscimento dello shock da parte del policy maker, il momento in cui vi sono i provvedimenti legislativi da parte delle autorità competenti e il momento in cui i provvedimenti cominciano ad avere effetto sul sistema. Se consideriamo che lo shock che colpisce il sistema fa abbassare i consumi, addirittura i consumi cosiddetti incomprimibili, che il provvedimento si sostanzia in una riduzione della pressione fiscale e che i provvedimenti, quando cominciano ad avere effetto, comportano un incremento dei consumi, possiamo avere una rappresentazione di questo processo. I nostri ritardi quindi si distribuiscono, il primo ritardo, quello di percezione, dal periodo T1 al periodo T2, il secondo ritardo, quello di decisione, dal periodo T2 al periodo T3, il terzo ritardo, quello relativo al, che chiamiamo ritardo esterno, relativo all'intervallo che intercorre fra l'attuazione del provvedimento e l'iniziale manifestazione dei suoi effetti, si ha nel periodo che va da T3 a T4. Ora, il ritardo interno può essere ridotto grazie al miglioramento delle statistiche, il primo ritardo interno. Il secondo ritardo interno, quello di decisione, in generale è più lungo per la politica fiscale ed è più lungo a seconda di quanto viene coinvolto il Parlamento in questa decisione. Un po' ha a che fare con l'idea del modellino di Wicksell-Buchanan sui costi interni e costi esterni della politica. E il ritardo esterno invece in generale è più lungo per la politica monetaria e dipende soprattutto dal meccanismo di trasmissione. Qui avete le stime, diciamo uno schema ricavato dalle stime del moltiplicatore della politica fiscale che viene distinto fra l'analisi keynesiana e l'analisi monetarista. Come vedete, nell'asse verticale abbiamo i vari valori che assume nel tempo il moltiplicatore della politica fiscale e nell'asse orizzontale abbiamo il tempo che trascorre in cui abbiamo gli intervalli T1, T2, T3, T4 che corrispondono esattamente allo shock, al primo riconoscimento, ai provvedimenti legislativi e agli effetti dei provvedimenti legislativi. Che cosa vedete? Vedete che al tempo T1 il moltiplicatore keynesiano è già significativo, alfa K che indica la stima
condotta dai modelli keynesiani è maggiore di zero, mentre quello monetarista è trascurabile, alfa m è uguale a zero, più o meno, a causa dei più lunghi ritardi temporali che vengono stimati secondo questo modello. Al tempo T2 il moltiplicatore keynesiano raggiunge il massimo valore numerico, mentre quello monetarista è significativamente minore. Quest'ultimo assume il massimo valore solamente nel periodo T3, quindi quando in realtà la misura non ha più senso che realizzi i suoi obiettivi, secondo la teoria monetarista. Infine, al tempo T4, il moltiplicatore monetarista tende già ad annullarsi, quindi ad annullare i suoi effetti espansivi, mentre quello keynesiano diventa, cioè, risulterebbe ancora positivo. Vi sono notevoli differenziazioni anche all'interno delle singole scuole in relazione alla politica economica considerata, cioè fiscale o monetaria, alla fase del ciclica di riferimento, recessiva o espansiva, o dell'effettiva specificazione adottata. Ad esempio, con riferimento alle stime empiriche effettuate a partire dagli anni 60 in numerosi paesi occidentali a proposito della politica fiscale, valori ritenuti vicini alla realtà all'interno degli schemi keynesiani erano pari a 5-6 mesi per il ritardo interno, a 3-4 mesi per quello esterno. Gli effetti reali sono in genere prolungati nel tempo, quantificabili quindi in diversi anni, anche se nei recenti modelli keynesiani, in cui spesso viene accolta l'ipotesi di prezzi e salari flessibili, l'effetto massimo della politica fiscale si ha dopo circa 2 anni e dopo 4 anni l'effetto diviene trascurabile. Nell'ambito dei modelli monetaristi, gli effetti della politica fiscale sono invece più ritardati e meno duraturi, ad esempio 6 mesi è la lunghezza del ritardo esterno e 12 quella della permanenza degli effetti reali con il modello di St. Louis, anche se gli effetti sui prezzi sono più ritardati, circa 24 mesi nel modello di St. Louis, ma permanenti. Quanto alla politica monetaria, i modelli keynesiani evidenziano ritardi esterni più lunghi rispetto a quelli conseguenti a una politica fiscale, ma comunque più brevi di quelli ricavati all'interno dei modelli monetaristi. In questi ultimi, sempre in riferimento agli USA, si sono ottenute stime empiriche di ritardi pari a 6-9 mesi per il reddito nominale e a 12-24 mesi per il livello dei prezzi. Invece il modello econometrico promosso, diciamo, dai monetaristi mostra il massimo effetto sulla produzione dopo 4 trimestri e sui prezzi dopo ben 16 trimestri, confermando i precedenti risultati empirici dello stesso Friedman, effetti reali transitori dopo 1 anno e sui prezzi dopo 2 anni. Secondo i modelli econometrici attualmente in uso, in uno studio delle 8 recessioni che si sono verificate negli Stati Uniti dal 50 ad oggi, pubblicato da Romer nel 94, si è trovato che il ritardo della politica monetaria è in genere contenuto, non più di 2 o 3 trimestri. Il maggior impatto della politica monetaria si verifica dal secondo al quinto trimestre, dopo la discesa dei tassi di interesse, ma vi è un effetto permanente, stimato dell'1,7% di aumento del PIL per ogni punto di caduta del tasso di interesse reale. L'impatto della politica fiscale è invece crescente per 10 trimestri. Anche in questo caso con un effetto permanente, più 1,1% del PIL per ogni 1% di riduzione dell'avanzo di bilancio di piena occupazione. Come vedete, qui abbiamo i moltiplicatori fiscali per analisi condotte su diversi paesi. E qui abbiamo nella nostra tabellina diversi modelli o diversi contributi di autori. La variabilità delle stime, come vedete, non è trascurabile. Per esempio, si va dal modello di Liverpool, in cui il valore dei moltiplicatori fiscali si distribuisce negli anni avendo sempre valori minori di 1, a una stima, quella del modello di RI,
dove i moltiplicatori fiscali sono superiori a 2 nei primi 2 anni e comunque sempre superiori a 1,5. In generale, quindi, a seconda dei diversi approcci empirici, ci possono essere considerazioni più o meno diverse rispetto alla analisi del modo in cui gli effetti si distribuiscono nel tempo e quindi anche alla rilevanza o meno dei ritardi. Ed è anche questo che quello che rende interessante il dibattito di politica economica. Con questo, quindi, io concludo la mia lezione, vi saluto e sono sempre a vostra disposizione per eventuali domande, alle quali risponderò attraverso la piattaforma Moodle. Le considerazioni che ho svolto in questa lezione, per quanto riguarda, gli effetti delle aspettative, sulla funzione di offerta delle aspettative adattive e per quanto riguarda l'analisi dei ritardi, le trovate all'interno del vostro manuale, mentre per quanto riguarda il confronto fra i, modelli econometrici, di scuola monetarista, di scuola keynesiana, e delle differenze che li caratterizza, il riferimento per chi fosse interessato è un altro libro di uno degli autori del vostro manuale, Enrico Marelli, che si chiama Scuole macroeconomiche, il dibattito di politica economica, la seconda edizione, un testo che dovreste trovare quando avrete occasione di tornare in biblioteca. Nella nostra biblioteca ed è stato pubblicato da Giappichelli nel 1997. Le considerazioni che ho effettuato riguardano la parte centrale del testo e in particolar modo le pagine che vanno da 181 a 192. Ed è proprio tutto. Arrivederci.